C'è chi monta il palco nel cuore di Piazza Garibaldi, chi trasporta le attrezzature per le preparazioni, chi posiziona panche e banchi nelle strutture e in pausa tutti a rifocillarsi con un panino. Fervono i preparativi della bigolada di mercoledì prossimo a Casteldario, che tornerà quest'anno al formato tradizionale, dopo le edizioni condizionate dalla pandemia. Circa 70 i volontari impiegati durante l'evento principale, ma i 20 addetti al montaggio sono già al lavoro. Questa ventina di persone sono tutte coordinate da 4 volontari, i più anziani, quelli che la bigolada ce l'hanno nel sangue e l'hanno sempre vissuta. Ho fatto un pochino di conto, sono circa 245 anni dei 4 volontari, ma lì c'è tutto il cuore e tutta l'esperienza di queste persone. Sono Massimo, Giuseppe, Vittorio, Roberto. Quest'anno ci aspettiamo la grande ripartenza, una grande festa, se il tempo chiaramente tiene, e siamo tutti pronti. Dopo un 2020 in cui siamo stati costretti ad annullare per i fatti che bene o male tutti sappiamo, un 2021 che ci siamo messi a disposizione ai casteldariesi e ai ristoratori per sopportare le attività economiche, un 2022 in cui abbiamo fatto un delivery, abbiamo dato la possibilità dell'asporto, questa qui è la bigolada, la tradizione della bigolada in piazza, in cui si sentono i profumi, i sapori e il bigolo viene mangiato in piazza, in piedi. Un evento unico nel suo genere, che caratterizza la storia di Casteldario e richiama pubblico da tutti i territori circostanti. La bigolada è una cosa storica. Ad esempio, io faccio sempre un conteggio. È nata nel 1848, 100 anni prima che nascessi io. E ancora c'è. È la più conosciuta nei dintorni e se la giornata è bella, qui in piazza non si cammina nemmeno. Ma qual è il segreto di una manifestazione che resiste nel tempo sempre con un grande successo? Tutti ci chiedono se abbiamo un segreto nel ragù, perché ormai è ambitissimo, addirittura qualcuno sta cercando di copiarci a questa famosa bigolada, ma diffido tutti di copiare la bigolada è unica ed è di Casteldario. Questo è l'elemento segreto che da anni tantissima gente ci chiede, l'amore e la passione che i nostri collaboratori, i nostri volontari ci mettono per fare sì che il giorno della bigolada sia un giorno eccezionale per tutti quanti.